Beh, basti guardare l'uso che se ne fa dal punto di vista giornalistico, ad esempio, di diffusione di informazioni. Si parlava, ho visto nella descrizione di Liquida, della possibilità effettiva di concretizzare la libertà di informazione attraverso questo Sì. Ma strumento. Che cosa ne pensi al riguardo? io penso che sicuramente lo sharing di informazione sia un fenomeno che tende a ribaltare l'agenda dell'informazione, soprattutto per chi lo utilizza. Quindi magari se noi guardiamo quali sono i titoli del TG1 e guardiamo cosa invece i nostri network ci segnalano ogni giorno, c'è una priorità data alle informazioni molto diverse. Credo che questi strumenti, tutti dal blog ai social, rendano possibile intanto comunicare qualcosa anche a pochi, quando prima il mondo dell'informazione era un mondo per pochi che comunicavano a tanto. Adesso tutti possiamo dire qualcosa. La seconda cosa, ribaltano un po' l'agenda dell'informazione a volte. Chiaramente rimango dell'idea che strumenti più o meno riusciti, che però riescano a riorganizzare questa mole di informazioni che da un lato diventa libera, ma dall'altro diventa sovrabbondante, quindi con enorme rumore di fondo, e quindi riescano a rirazionalizzarla e renderla fruibile non solo a chi utilizza la rete in maniera avanzata, che poi è una minoranza, perché poi la rete viene 24 milioni o 25 di italiani che la utilizzano, la gran parte la utilizza ancora in maniera abbastanza semplice, e quindi questa grande ricchezza rischia di non arrivare a tutti. Hai parlato appunto della minoranza di italiani, diciamo, che sfruttano la rete in tutte le sue potenzialità. Pensi che sia anche una questione strutturale, prima che culturale? Cioè, parlando di banda larga, ad esempio. Ah, sicuramente la rete non ha in Italia né i ritorni economici né i ritorni di impatto che ha negli altri paesi per un problema strutturale di banda larga, che è poi lo snodo che cambia completamente la fisionomia della rete, il time spending sulla rete, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda poi il fatto che in maniera avanzata lo utilizzi una larga minoranza, ma sempre una minoranza, questo fa parte un pochino dell'adozione di tutti i mezzi, di tutte le tecnologie, nel senso che non ci trovo, credo che sia abbastanza normale. Anzi, io credo che quello che non mi piace è quando si parla dei blog come blog star o dei tweet, perché così se ne accorgono i giornalisti. A me delle cerchie elitarie interessa molto poco, no? Io ho fatto Splinter perché i blog diventassero un fenomeno di massa, e nel fatto di dire fenomeno di massa non c'è nessuna accezione negativa nella mia, anzi, e quindi voglio che la rete sia un fenomeno di massa, voglio che l'informazione in rete raggiunga la massa, sia condivisa dalla massa. Se poi c'è anche qualche giornalista che fa il blog, non credo che sia lì, spesso mi intervista, allora la blogosfera, sono le blog star, il giornalismo, sì, ma è una visione piccola di un fenomeno molto più ampio. Quello che ti volevo chiedere, la domanda che più mi sta a cuore tra tutte, è come vedi il quadro italiano fra un anno o fra 5 anni? Il Quale quadro italiano? quadro italiano per quel che riguarda la rete, la blogosfera, piuttosto che l'utilizzo che se ne fa. Sicuramente il fenomeno è inarrestabile, quello della rete e di quello che questo porta. L'utilizzo della rete nella vita quotidiana è adesso, non è più una cosa a divenire. Poi che questa cosa sia un adesso che diventerà sempre più pervasivo, raggiungerà più persone, eccetera, e che sia già così in altri paesi, è solo una questione di shift temporale. Siamo indietro, ma è chiaro che arriviamo lì sull'e-commerce, arriviamo lì sul tempo speso in rete, arriviamo lì sull'abbandono di altri mezzi e di altri media a discapito della rete, sia come informazione che come intrattenimento. È tutta tracciata la strada, e credo che questo sia un bene, perché alla fine questo è un paese che ha bisogno di innovazione, ha bisogno di scardinare determinati meccanismi, e la rete in questo secondo me aiuta un po'. Anche questo monopolio della televisione ha rotto un po' le scatole.
A proposito di questo, hai parlato di e-commerce. C'è stato un punto in cui molte aziende hanno capito che effettivamente c'era grande potenziale, nella rete, eppure sembra che comunque ci sia una frattura, un gap da riempire da questo punto di vista per quel che riguarda l'e-commerce, il social commerce. Che cosa ne pensi? Ma sicuramente il gap c'è perché non ci facilitano le condizioni al contorno, perché se alla fine metà del paese non è servito dalla banda larga, ci ricordiamo com'era navigare in modem, cioè basta è che noi non ci ricordiamo più perché siamo quelli che, oppure se è servito da una banda larga che non è larga ma è stretta e che funziona una volta ogni tanto, cioè, quindi vuol dire che noi cantiamo 25 milioni di persone, ma dovremmo dire la metà. E questo, poi l'altra cosa è il fatto che non funziona molto l'infrastruttura al contorno, no? Abbiamo paura a pagare con la carta di credito, le spedizioni in questo paese. Ci sono tante condizioni al contorno, è una questione di tempo, per cui alla fine queste cose vanno avanti, ma è imprescindibile che ci sia delle potenzialità anche in una crisi economica come questa, di sfruttare la rete come volano economico. Questo è chiaro in quasi tutti gli altri paesi occidentali, cioè che la rete già adesso sia un volano economico formidabile nei paesi dove è diffusa. Penso solo al fatto dello scambio delle informazioni. Cioè, usare la mail è estremamente più efficiente che non usarla, ma la mail non è in tutti gli uffici, non è dappertutto. Scambiarsi documenti in digitale invece che in cartaceo, fare le transazioni in digitale invece che andare in banca, non c'è bisogno di andare alle poste, si può risparmiare negli acquisti. L'accesso all'informazione, dove c'è informazione, non intendo solo informazione giornalistica, accesso a know-how, informazione in generale, chiaramente si va meglio di dove si va alla cieca perché l'accesso l'informazione non esiste. Quindi la rete è un volano di economia diretta nell'e-commerce, nell'advertising, eccetera, di alcuni billion. È un volano di economia indiretta, pensa a tutti gli effetti dell'infocommerce, alle ricadute economiche su una serie di cose che partono dalla rete di, mi sembra, Boston Consulting, 30 billion più o meno l'anno, ma è un volano indiretto ancora più forte di tutti gli strumenti che mette a disposizione per lavorare, per efficientare, per entrare in contatto, per diffondere, per diffondersi, per entrare in contatto all'estero. Cioè, le applicazioni, della rete che poi creano PIL sono pressoché illimitate. Solo in Italia si fa finta di ignorarlo, solo in Italia l'arretratezza della classe politica fa sì che si dedichi alla rete l'attenzione che si presta in questo momento. Mi hai fatto venire in mente un fatto recente, che è quello della legge Levi, che di fatto ha stroncato un colosso come Amazon, che ha appena aperto peraltro in Italia, visto che comunque facevano dei prezzi molto competitivi, adesso, soprattutto sui libri, e adesso sono costretti a vendere con il massimo di 15% di sconto. Sì, allora io credo nel libero mercato, ci si può proteggere, no? Perché a volte la rete è anche distruttiva nel positivo e nel negativo, anche nel negativo su alcune cose, ci si può cercare di proteggere e fare le barriere protezionistiche degli anni 30, però le barriere sono sempre cadute e hanno sempre dimostrato che quando sono state utilizzate non hanno portato un beneficio economico, ma alla fine hanno portato problematiche. Quindi accettare determinate dinamiche e quindi rimettersi in gioco, costringersi a rimettersi in gioco, da una parte è inevitabile, dall'altra è anche positivo. Il conservatorismo, che poi è tipico dell'Italia di questo momento in tutto, e quindi la torta è sempre più piccola, cerchiamo di non mollare nessuna briciola in una torta che ogni anno diventa più piccola, secondo me ci vedrà tutti affamati se continuiamo così fra un po'. Purtroppo il pronostico non è molto positivo, a quanto pare.
No, poi sai, i pronostici è difficile farli perché poi ci sono tanti ragazzi giovani, intelligenti, nati ormai con dentro un'altra cultura che prima o poi spero si faranno vedere e quindi se si va sempre peggio, normalmente poi a un certo punto nascono delle generazioni, soprattutto giovani, che si ribellano ad andare sempre peggio e abbattono i muri della conservazione. Vediamo bellissimi esempi che abbiamo in Medio Oriente dove mai avremmo pensato di vederli, no? E lì ci vuole anche un po' più di coraggio che a farlo da noi. Ci si auspicava peraltro che questa ventata della primavera araba arrivasse anche in Italia, ma non è stato esattamente così, direi. Siamo affamati abbastanza e quindi ancora pensiamo di poterci far dare il cellulare dai genitori. Andiamo avanti sul discorso che facevamo a proposito di vendite online. Al di là della pubblicità, parlando appunto di PIL che si può creare attraverso la rete, al di là della pubblicità, sapresti dirmi quali sono più o meno i numeri per quanto riguarda le vendite? Sì, ora non è il mio settore in specifico, mi occupo più di media all'interno di Banzai, però sicuramente si parla di qualche billion di transizione, soprattutto sono billion, quindi miliardi di euro sul mondo dei servizi, no? Perché poi e-commerce vuol dire anche viaggio online, prenotazione online, pensiamo ai treni, agli aerei, beh, vuol dire anche comprare un mutuo. Vuol dire anche l'assicurazione online, quindi c'è tutto un mondo di servizi importanti che transano moltissimo. Le ricariche telefoniche non sembra, ma sono gran parte, passano, una parte importante passa anche dalle ricariche online. E poi c'è il mondo dei beni fisici che Cuba meno, ma che è in crescita importante. Cuba meno, un po' forse perché è un po' più difficile come mercato perché poi il bene fisico va trasportato, no? Deve arrivare e Cuba meno perché siamo anche un territorio molto denso dove il computer lo trova abbastanza sotto casa anche, no? Non è come negli Stati Uniti dove magari vivo in un posto dove la prima posto dove trovo qualcosa è a 200 km. Cuba meno per molti motivi, ma in crescita molto molto forte. In crescita forte perché normalmente dà vantaggi di prezzo. È in crescita forte perché io la trovo una comunità incredibile, il fatto che tanto se il computer so qual è o il cellulare so qual è, mi arriva a casa perché devo andare a cercarmelo, ma poi anche perché ormai anche questi nuovi fenomeni dei saldi privati sta portando anche ad acquisti di impulso che prima non c'erano, prima era più solo razionale l'e-commerce, adesso l'occasione, che magari è una cosa che non mi serve, non avrei comprato, però oggi vedo l'occasione di una marca di un certo tipo, la prendo e quindi sta andando molto bene l'e-commerce in Italia, partendo da numeri relativamente bassi rispetto ad altri paesi europei, un po' come la pubblicità del resto. Gli acquisti di impulso sono, mi sembra di ricordare che rappresentavano circa il 10%, se non sbaglio, degli acquisti Sì. totali. Non ho la percentuale, la cosa interessante però è il tasso di crescita esplosivo, no? Perché se pensiamo, saldi privati nasce più o meno nel 2007, inizia a affermarsi nel 2008, così come gli altri, Van Privé e Privalia, Groupon addirittura arriva da pochissimo, però i tassi di crescita sono veramente esponenziali. Perché portano un nuovo modo di vivere l'e-commerce che è più vicino all'e-commerce per piacere che si fa il sabato girellando un po' in città per le vetrine, no? Che non solo a devo andare oggi a comprarmi quella cosa. Molto interessante secondo me come fenomeno. Ti volevo chiedere appunto che cosa ne pensi di Groupon. Ma cosa ne penso? Penso che come si può trovare benefici con grandi sconti sui beni fisici, che è quello che fa saldi privati, chiaramente la cosa doveva arrivare anche sui servizi. È un vantaggio, è una cosa interessante. Poi è legato molto anche al fenomeno local, può essere anche un sistema per promuoversi per le marche, essere in questi posti.
Può anche diventare una cosa che accende un po' la competizione, no? Quindi no, a me è un servizio che piace, lo uso, devo dire, poco, sono meno dedito perché alla fine non è che mi posso fare massaggi tutti i giorni. Senti, ti volevo chiedere, in questo periodo di che cosa ti stai occupando? In questo periodo mi sto occupando di Google Panda, di capire se questa cosa che noi aspettavamo, devo dire abbastanza positivamente per quanto molti pensassero, la liquida penalizzata, perché è un algoritmo che finalmente, cioè il problema dell'aggregazione, a cui molti, soprattutto in Italia e negli Stati Uniti, aggregatori vengono connotati positivamente, in Italia c'è invece una connotazione negativa, perché Yahoo negli Stati Uniti, Yahoo News è considerato un aggregatore, come Google News, sono due aggregatori in realtà, gli effetti. L'aggregazione ha senso se cerca di dare valore, no? Se aggiunge del valore aggiunto nell'aggregare, se aggrega per aggregare, fare spamming in rete è la cosa più dannosa che esista. Siccome è facile aggregare, è molto difficile dare valore aggiunto all'aggregazione, siccome siamo italioti, molti hanno fatto aggregatori e noi su Liquid abbiamo speso molti milioni di euro, li abbiamo persi, cioè li abbiamo investiti, persi, cioè non è che abbiamo non abbiamo sfruttato la rete per fare soldi facili, abbiamo sfruttato la rete per perdere soldi per ora, perché crediamo che la tecnologia messa al servizio dell'organizzazione dei contenuti abbia un valore. Speravamo che Panda premiasse la qualità. Ad oggi devo dire sono molto critico perché ovunque sia stata applicata su di noi, ma mi sono confrontato anche con altri, ha diminuito il traffico, ma ha la frequenza di rimbalzo, ha diminuito il time, tutte le metriche che ti dicono se un utente è più contento di venire da te sono peggiorate, quindi ci sta mandando traffico di qualità peggiore di prima e non migliore. Ha penalizzato noi, ha fatto bene, ha fatto male, non sta a noi dirlo, e non ha penalizzato altri di quegli aggregatori che invece veramente di valore aggiunto non mettono niente e mettono solo dei grandi AdSense per fare soldi, quindi anche questo non capiamo bene. Spero che non ci sia un uomo a fare Google Panda, come a volte sorge il sospetto, perché sarebbe la fine. L'inizio della fine di Google, perché Google vale quello che vale in borsa perché è un algoritmo che deve saper organizzare l'informazione. Se poi mette degli uomini a decidere cosa è buono e cosa non è buono, poi gli uomini magari vanno anche a Liquid è molto noto, è molto grande, lo devo penalizzare, altri magari non so neanche che esistano e non li sfioro neanche. Quindi per ora spero che l'ambizione di Google di portare qualità in rete vada avanti. Spero che vadano avanti anche con questo Google Panda, che per ora mi sembra abbia raggiunto almeno in Italia solo in parte i suoi obiettivi. A parte di occuparmi di Google Panda, che comunque è una sferzata per noi a fare meglio, sicuramente Liquida deve trovare un'anima più forte e aumentare la sua qualità. Cioè, quindi per noi è una sferzata. Stiamo lavorando su un nuovo Liquida completamente diverso, che sarebbe uscito per comunque Google Panda on offer ottobre-novembre, dove speriamo di portare quel valore aggiunto che fin dall'inizio ci prefiggiamo di portare. E poi sto lavorando invece in Banzai Media vedere come gli utenti ci possano aiutare a fare meglio tutti i nostri prodotti, da studenti a Zingarate, a Giallo Zafferana, eccetera, eccetera, perché noi crediamo moltissimo nel valore che c'è nella rete stessa per generare i nostri prodotti, non in maniera tattica, cioè solo per far produrre tanto di bassa qualità, ma cercare di coniugare quantità e qualità.